Siamo live, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, anche quest'oggi siamo qui in diretta su questi canali social della Scaccomatto, ovviamente per parlare di temi legati alla salute mentale. Quest'oggi abbiamo qui in diretta il dottor Giuseppe Santonocito, io sono il dottor Vladimir Fez e parleremo di ossessività e disturbi ossessivi. Lascio immediatamente la parola al collega Giuseppe e ti chiedo Giuseppe di presentarti e di introdurre l'argomento di giornata e grazie ancora per aver accettato questo invito. Grazie Vladimir, buongiorno a tutti. Io sono Giuseppe Santonocito, sono psicologo, psicoterapeuta. Mi occupo di percorsi brevi, quindi sia consulenza psicologica che psicoterapia breve e coach. Io ricevo, ho lo studio a Firenze, però lavoro molto anche in videochiamata. Quindi l'argomento di oggi è ossessività e disturbi ossessivi. L'ossessività può essere definito, quindi in termini non patologici, come un tratto della personalità. Per esempio, nel Big Five, che è uno dei test di personalità oggi più comunemente adottati, c'è un tratto che in qualche modo è vicino e rispecchia questo concetto dell'ossessività, che è quello della coscienziosità, cioè della precisione. L'ossessività nasce, si basa soprattutto su, per farla in parole molto semplici, sul bisogno di controllo. Quindi ciascuno di noi ha, in forma più o meno intensa, un bisogno di controllare la propria realtà, quindi esterna e interna a sé. E questo, in termini positivi, è un fatto utile, perché avere un certo controllo ti permette di, appunto, di avere un maggior controllo sulla tua vita. E quindi, per esempio, anche da un punto di vista, così, la scienza possiamo definirla come una grossa costruzione basata sul controllo, quindi sul tentativo di prevedere e controllare per quanto possibile la realtà circostante. Quindi, tratti e manifestazioni che sono associati a questa all'ossessività possono essere, ad esempio, il perfezionismo, la precisione, l'abitudine a fare delle liste, a descrivere le cose in maniera molto minuziosa. Quindi questi sono tutti tratti che vanno a sfociare in quell'ambito lì e che quindi danno il senso di quanto la persona possa avere questo bisogno di controllo in maniera più o meno forte, perché poi è chiaro che ciascuno lo esprime in maniera diversa. Ci sono persone per le quali il controllo non è così importante, anzi, preferiscono perderlo piuttosto che averlo. Per esempio, chi fa tendenzialmente uso di sostanze, chi cerca di in qualche modo allargare la propria coscienza o comunque è interessato a esperienze di tipo espansivo della propria coscienza, in genere non ha un forte bisogno di controllo, ma anzi ha la necessità di senso opposto, quindi di novità, di sapere quello che ci può essere al di fuori della cosiddetta normalità, fra virgolette. Viceversa, le persone con un forte bisogno di controllo saranno circospette, quindi qualunque cosa che attenterà, o perlomeno che loro percepiscono come un attentato al loro bisogno di controllo, sentiranno subito, così, la necessità difensiva di neutralizzarla, di disattivarla. Ora, l'ossessività di per sé non è un fatto, non è patologia, quindi l'ossessività, come dicevo, è un tratto di personalità che quindi può esprimersi in maniera più o meno accentuata. La domanda classica che faccio io è: se tu dovessi ipoteticamente subire un intervento chirurgico, preferiresti che fosse a fartelo un chirurgo che ti arriva con il camice tutto sporco, tutto in disordine, i capelli tutto spettinato, tutto sporco, oppure un chirurgo invece preciso, con il camice bianco, immacolato, che parla in maniera professionale? Quindi la risposta è ovvia e questo ci fa capire che l'ossessività, cioè il tentativo, il bisogno di controllo che funziona, è una cosa buona, perché ci permette di avere un maggior ordine nella nostra vita. Se voi vedeste il mio studio qui, che adesso non si vede, dovrei girare la camera, vedreste che è tutto allineato e coperto. I libri sulla mia scrivania, sulla mia libreria,
tutti gli oggetti sono tutti in ordine, perché io ho questo tratto di ossessività in maniera abbastanza accentuata. Questo però non vuol dire che l'ossessività debba per forza essere un fatto patologico. Quando è che diventa patologica l'ossessività? Diventa quando questo bisogno di controllo va a influire in maniera così forte sulla tua vita, sulla tua realtà quotidiana, da limitarti, da crearti un problema. Allora può diventare effettivamente un disturbo ossessivo o ossessivo compulsivo, a seconda che si manifesti soprattutto nelle idee oppure anche nei comportamenti. La tentata soluzione, per usare un gergo da terapia strategica, più comune della di chi soffre di disturbi ossessivi è quello di rassicurarsi con un controllo che funziona. Quindi, se io per esempio sono una persona che soffro di disturbi ossessivi, per esempio disturbo ossessivo compulsivo, anzi, potrò avere dei rituali. Quindi, che ne so, controllare continuamente il rubinetto del gas o dell'acqua, oppure addirittura contare le linee fra le mattonelle, stando attento a non pestare le linee fra le mattonelle quando cammino, oppure mettere in maniera proprio appunto ossessiva tutto in ordine, tutto precisamente così. Perché? Perché l'ordine rassicura, fondamentalmente l'ordine è rassicurante. Non a caso i disturbi ossessivi sono classificati fra i disturbi d'ansia, perché l'ansioso ha bisogno di essere rassicurato rispetto ai propri dubbi, rispetto alle proprie paure. E quindi tutte le tentate soluzioni, cioè tutti gli sforzi, tutti i tentativi che la persona che soffre di disturbo ossessivo fa, sono tutti volti in quella direzione, cercare di rassicurarsi. Quindi avrà questi rituali che, per quanto possa sembrare strano, un rituale, anche ripetere tante volte la stessa cosa, è rassicurante. La ripetizione è rassicurante. Questo non me ne vogliano le persone più religiose, più attente all'aspetto religioso, però anche la preghiera, cioè il ripetere continuamente sempre la stessa cosa, non a caso si chiama rituale, è un rito. Il rito della messa, il rito di una funzione religiosa ha questa funzione, quindi non solo di confermare e perpetuare anche un ideale, ma anche quello di rassicurare le persone che lo seguono. Voi avrete visto, ad esempio, nei muri del pianto, gli ebrei ortodossi che fanno continuamente questo gesto quando pregano, che vanno sempre avanti e indietro, anche questo può essere considerato un rituale, cioè una maniera per quasi una ninna nanna, quasi per proprio fisicamente cercare di calmarsi, di lenire l'ansia. Ecco, questo per sommi capi. Poi i disturbi ossessivi si possono esprimere anche questi in vari modi. Si possono esprimere, per esempio, come dicevo adesso, con i comportamenti, quindi disturbo ossessivo compulsivo, ma anche con i pensieri. Per esempio, un ossessivo potrebbe avere la paura di, che ne so, di essere ad esempio un assassino. Uno cammina per strada, l'ossessivo vede un altro, un'altra persona, e si dice: ma io ora potrei saltargli addosso e potrei ucciderlo. Poi ci ripensa e dice: ma che cosa ho pensato? Ho pensato una cosa stupida, però se l'ho pensata forse la potrei fare davvero. E da lì è tutta una spirale in discesa, perché si innesca una discussione con se stessi interminabile che non finisce mai, che dice: ok, allora se l'ho pensato, allora forse davvero lo potrei fare. Ma no, ma non l'ho mai fatto. Sì, però intanto lo sto pensando mentre me lo sto dicendo. Quindi l'ossessione è la preoccupazione per qualcosa che potrebbe avvenire, che avrebbe anche una piccolissima probabilità di avvenire, ma che però non avviene. Ma siccome è possibile, la persona ci si attacca e quindi inizia a farsi un film mentale che poi lo porta alla sofferenza, al disagio. Le persone che non soffrono di disturbi ossessivi siamo tutti soggetti a dei pensieri strani, perché il cervello è una macchina fatta per produrre pensieri, per produrre ipotesi di tanti tipi diversi. E quindi fra tutte queste ipotesi ce ne può essere anche qualcuna, anzi la maggior parte di queste non servono a niente, sono assolutamente, potremmo quasi definirle una spazzatura della mente, del cervello. La differenza qual è? Che la persona normale accetta che ci siano queste cose, questi pensieri,
gli entrano da una parte e gli escono dall'altra, non se ne preoccupa più. Dice, ok, ho pensato che potrei uccidere una persona, vabbè, chi se ne frega, vorrà dire che mi è venuto in mente, ma tanto non lo faccio. L'ossessivo no, non lo sopporta questo, perché ha bisogno di controllare, vuole il controllo, quindi dice, se mi è venuto questo pensiero, io devo fare in modo o che questo pensiero non ci sia, oppure di capire come mai mi è venuto. Altra trappola fondamentale dell'ossessivo, devo capire come mai ho pensato questa cosa, come mai ho questo dubbio. E allora uno inizia su internet a fare le sue ricerche dalla mattina alla sera, e anche questa è una tentata soluzione che, quando non risolve il problema, perché non ti dà informazioni, perché sostanzialmente, come ha detto qualcuno, non esistono risposte intelligenti a domande stupide. Quindi, se uno si chiede come mai potrei essere un assassino, è come se un bambino, il bambino che chiede al babbo, babbo, come mai le fragole hanno i pallini di sopra? Ok, beh, sì, c'è una spiegazione, ma una volta che la sai non ti serve molto. E questo dà ulteriormente conto del fatto che le ossessioni sono sostanzialmente disturbi ossessivi, un problema di forma e non di contenuto. Le persone che soffrono di ossessioni possono avere vari tipi di ossessioni, di più tipi, con vari contenuti, ma il problema è sempre lo stesso, la tendenza ossessiva di base che si manifesta in molteplici forme. È un po' come se tu guardi un albero e vedi tanti rami, però vanno tutti a finire nello stesso tronco. Quindi se si vuole risolvere problemi di questo tipo, è necessario risolvere la tendenza ossessiva comune che ci sta alla base. Qualcuno ha detto la domanda fondamentale che è l'ossessivo è e se poi puntini puntini. Quindi e se poi succede questo? Tutte le ossessioni in pratica si possono ridurre a questa domanda fondamentale. E se poi io divento un assassino? E se poi io divento questo? E se poi mi succede questo? E se io mi avvicino a una stazione del treno e mi viene voglia di buttarmi di sotto al treno? Questa è una delle ossessioni anche più gettonate, più comuni. E se io salgo in cima a un edificio e poi mi viene voglia di buttarmi di sotto? La persona che non soffre di questo disturbo si potrà dire, ma perché ti fai tutti questi accidenti di problemi? Ma che ti fai queste domande stupide? Però è chiaro che un conto è dirlo, un conto è esserci dentro, e per fortuna oggi esistono nelle forme di terapia anche più recenti, esistono delle tecniche ben specifiche per avere a che fare con questo tipo di disturbi. In terapia strategica ci sono dei protocolli con i quali ci possiamo occupare direttamente di questo tipo di disturbi. Una delle ossessioni più comunemente, perdonatemi se parlo molto velocemente, ma dato il tempo limitato, cerco di dare quante più informazioni da bravo ossessivo nel tempo più breve possibile. Una delle ossessioni comunemente che oggi sono molto in voga, soprattutto fra i ragazzi, dai 20 ai 30 anni, è quella di essere omosessuale. E se io fossi gay? Questo tipo di domanda, di dubbio, può venire fuori quando le persone, ad esempio, o non hanno, quando un ragazzo che non ha mai avuto una ragazza, o non ce l'ha in questo momento, oppure ha avuto una volta nella vita un disturbo d'erezione, cioè una piccola defaianza, che come può succedere a qualunque uomo, ma siccome lui è tendenzialmente ossessivo, ci si appunta sopra, ci si attacca sopra e non molla finché poi non gli tocca andare dallo psicoterapeuta o dallo psichiatra, perché non riesce più a uscire da solo. E quindi si mette alla prova continuamente, inizierà a vedere video porno, magari video porno gay, per vedere se gli piacciono, per vedere se se ne sente attratto, per strada guarderà tutti gli uomini, per vedere se se ne sente attratto, per capire come funziona. Ma inevitabilmente, più si mette alla prova e più sta mandando a se stesso un messaggio che gli dice ok, se tu hai bisogno di fare tutti questi test, allora forse c'è la possibilità che tu lo sia davvero. Quindi con la migliore delle intenzioni sta alimentando il problema. E anche per questo, per fortuna, ci sono delle tecniche molto efficaci che oggi si possono utilizzare per risolverli, anche in poche sedute. Detto questo, Vladimir, se
se vogliamo dare spazio già a qualcuna domanda, ben volentieri. Volentieri, volentieri. Guarda, parto proprio dall'ultimo commento dell'amica Francesca D'Agapiti, che salutiamo, dice la mia ossessione è sempre lavarmi le mani. Se puoi dare un po' di diciamo delucidazione rispetto a questa, a questo meccanismo della compulsione del lavarsi le mani, così magari spieghiamo alla nostra amica la differenza tra ossessione e compulsione. Grazie. Sì, sì, ciao Francesca. L'ossessione di lavarsi le mani quasi sempre deriva da una paura di non essere sufficientemente puliti. Come abbiamo detto prima, l'ossessività tendenzialmente va verso il perfezionismo, quindi la persona che ha questo problema si è convinta che non vada bene, non va bene non essere perfettamente puliti, ignorando, o comunque anche sapendolo su un piano molto razionale, però non dandogli la dovuta importanza a causa del disturbo, che ciascuno di noi è continuamente pervaso da batteri, sia fuori che dentro, anche ti puoi lavare anche un milione di volte al giorno, però non puoi ucciderli tutti, e comunque appena li uccidi tanto ti si riformano, perché ti si riattaccano subito dalle superfici che tocchi, dagli oggetti, da qualunque cosa. Quindi l'idea, in questo caso, anzi l'ideale, è quello di una pulizia assoluta. La persona soffre, in questo caso tu, Francesca, soffri perché il tuo ideale è quello di avere le mani sempre pulite al 100%. Mentre, ad esempio, per iniziare a uscirne, quindi il tuo processo di guarigione, se mai dovessi intraprendere una forma di terapia, una psicoterapia, consisterà proprio in questo, quindi nell'iniziare ad accettare piano piano che non si può avere una pulizia al 100%, ma magari al 99% o al 98%. Inizialmente, poi starci un po' e convincerti, perché effettivamente lo vedi, che non ti succede niente. Quindi è una forma di abituazione. L'abituazione è uno dei processi più, possiamo dire che tutta la psicoterapia si basa sull'abituazione, in sostanza, quindi sul capire, ma soprattutto sull'abituarsi a tollerare quelle sensazioni che appaiono intollerabili, perché magari ci si è fatta un'idealizzazione troppo spinta attorno ad esse. L'amica Antonella Costa, che salutiamo, dice: buongiorno, la sindrome d'accumulo fa parte dei disturbi ossessivi? Chiede, puoi darci delle citazioni? Sì, ciao Antonella. Sì, in inglese è chiamata hoarding, cioè proprio accumulare. Ci sono, per esempio, a volte alcuni anziani, soprattutto capita con le persone anziane, ma non solo, che accumulano, e in casa accumulano per esempio anche rifiuti. Ci sono delle case, sono state trovate delle case con le pareti foderate per 1 metro o anche 2 metri di rifiuti, sacchetti di rifiuti oppure rifiuti ammonticchiati così, perché è una forma di ossessività che spinge a fare questo. Ora, su questo, sull'origine di questo tipo di disturbi, se ne può discutere, ci possono essere varie ipotesi. In realtà le ragioni in maniera estremamente precisa e certa non le abbiamo, però da un certo punto di vista uno potrebbe fare un'ipotesi molto semplice, cioè che gli animali, e noi discendiamo dall'animale, lo sappiamo, siamo degli animali solo un po' più evoluti per certi versi, per altri invece lo siamo di meno, vivono sempre in condizioni di penuria, e quindi accumulare può essere un meccanismo insito in qualche parte del nostro cervello che spinge noi, e soprattutto alcuni individui, ad accumulare. Un esempio lo si vede quando ci sono le crisi: coronavirus, scaffali vuoti nei supermercati. Anche questa è una forma di accumulare, di accaparrarsi dei beni, delle cose che si ha paura, sempre la paura di mezzo, che possano venire a mancare, possono finire, e quindi uno accumula. Questa è una forma. L'altra forma, quella dell'accumulo dei rifiuti, è un po' diversa, ma che comunque formalmente va nella stessa direzione. Un'altra forma ancora è quella dei collezionisti. Anche il collezionismo è un'espressione di ossessività. Chi colleziona milioni di francobolli o di macchinine o di lattine della birra o tappi di bottiglia o qualunque cosa, risponde sempre a questo tipo di meccanismo.
Grazie Giuseppe, l'amica Francesca Anna Teresa Urzì, che salutiamo, dice, ciao Francesca, dice, ma parla di me, io faccio 25 ore su 24 ore di ricerca online. Gli strumenti tecnologici hanno aumentato queste ossessività, anche magari provo a immaginare rispondere continuamente ai messaggi, essere lì pronto a rispondere a tutti, ti chiedo se puoi darci qualche informazione in più. Assolutamente sì, in realtà... Quando tu dici Francesca, ciao Francesca, sta parlando di me, ti potrei dire ho sparato nel mucchio. È come prendere un nugolo di uccelli, sparare una cartuccia a pallini e qualcuno lo prende di sicuro, anche a non volere, anche a sparare, anche a occhi chiusi. Perché sì, è questo. Internet sicuramente ha messo a disposizione di tutti, del pubblico, quantità enormi di informazioni con i rischi che ne conseguono, perché anche le informazioni, questa è anche questo si ricollega all'ossessività, certamente, perché è un discorso di quantità e qualità. Le informazioni bisogna sapere come usarle, perché altrimenti, anche se tu hai tutte le informazioni di questo mondo, però non sai fra queste quali sono quelle veramente importanti e quelle invece da scartare, rischi di fare confusione. Questa è una cosa, per esempio, che si vede tantissimo nei pazienti che vengono, per esempio, da me, ma insomma anche dai miei colleghi. Molte volte la persona non è che non sa completamente che cosa dovrebbe fare per risolvere il suo problema, molte volte ci ha anche pensato. Il problema è che non è stata capace di dire ok, fra le centinaia di cose che mi sono venute in mente, è proprio questa che dovrei fare. E allora spesso la terapia consiste proprio in questo, nel far presente che è esattamente questo che dovrebbe fare e non tutte le altre cose. Allora, quando però non c'è qualcuno, non c'è un esperto, non c'è uno che si occupa di questa cosa continuamente, ad aiutarti a fare questa distinzione, cioè quando tu in pratica ti metti davanti a internet, davanti al computer o al cellulare e cominci a sfogliare, rischi proprio questo, di fare confusione e di leggere e di dimenticarti del fatto che, come ha detto qualcun altro, cercare di informarsi su internet è come cercare di abbeverarsi all'idrante dei pompieri. Ne vieni sopraffatto, perché a te ti basterebbe tanto e invece ti arriva un milione tanto. Quindi c'è questo rischio. Quindi attenzione a fare ricerche in maniera indiscriminata e soprattutto sull'onda dell'ansia. Io più mi informo, più cose saprò e più saprò fare da solo, più saprò risolvermi da solo il mio problema. Questa è un'altra delle tentate soluzioni. Ce la devo fare da solo, dell'ossessivo. L'ossessivo, proprio perché ha un bisogno di controllo, è profondamente convinto spesso che ce la debba fare da solo. Io me lo devo risolvere da me, altrimenti non va bene. Se me lo risolvo un altro, che controllo è? Scusate. Poi riguardo alla seconda parte di quello che dicevi, Vladimir, sì, la presenza così diffusa di questi dispositivi ha creato anche certamente un'ansia da risposta. Uno si sente sempre stimolato dal beep, dal messaggio che arriva, dal suonino, dal suono del cellulare. Anche questo, se una persona è già predisposta all'ansia, è facilmente un modo per alimentarsela ancora di più. E a chi non soffre d'ansia, se uno non sta attento, magari ha un'ansia latente, può essere scatenata dalla presenza dei dispositivi. Grazie. Maria Rosaria delle Noci dice, dottor Santanocito, vorrei chiederle se c'è una predisposizione all'ossessività, a quale età si può manifestare il disturbo e cosa possono fare i familiari del paziente e se c'è una terapia farmacologica. Ok. Ciao Maria Rosaria, il disturbo ossessivo si può manifestare a qualunque età, anche in adolescenza. Ci sono bambini che mostrano dei comportamenti decisamente ossessivi. Si sa che c'è una componente genetica per questo tipo di disturbo, tuttavia è una cosa abbastanza comune che si rileva che l'ansia in generale, ma anche l'ossessività, si può imparare in famiglia, quindi c'è anche un discorso di trasmissione per apprendimento vicario, in un certo senso, cioè guardando quello che fanno i propri familiari, il ragazzo può imparare a diventare più ossessivo. Ci sono delle terapie farmacologiche, ci sono dei farmaci antiossessivi come
alcuni antidepressivi, alcuni stabilizzatori dell'umore sono usati anche come antiossessivi, quindi per depotenziare l'intensità e la forza di questi pensieri intrusivi. Il farmaco certe volte, io non sono pregiudizialmente contrario all'uso dei farmaci, questo lo vorrei specificare, perché i farmaci possono talvolta rivelarsi l'elemento decisivo che va a sbloccare delle situazioni particolarmente complicate. L'uso del farmaco da solo, tuttavia, non ti insegna nulla. Se tu prendi un farmaco che ti lenisce l'ansia, ti lenisce le ossessioni, però non fai anche un lavoro di tipo psicologico per far capire alla persona come avere a che fare con questo tipo di pensieri, quindi imparare, ad esempio, a trattare le ossessioni da ossessioni e non da cose serie, ci possono volere tempi maggiori. Quindi uno degli abbinamenti di solito più favorevoli, che funzionano meglio, è quello di psicoterapia con un aiuto farmacologico. L'amico Giorgio Vacchini, che salutiamo, ciao Giorgio, dice: ossessivo e paranoide hanno una similitudine? Grazie. Ciao Giorgio, la tua domanda è molto interessante. Io ho pubblicato anche un video, diversi articoli proprio su questo punto. Io collocherei personalmente ansia, ossessività e ideazione persecutoria o paranoia, per essere molto semplici, su un continuum. Quindi l'ansia è una cosa, l'ossessività è un'altra, la paranoia è un'altra ancora. Però in tutte e tre è presente un tratto comune, che è quella di un'attenzione a una possibile minaccia, possibile pericolo. La differenza qual è? La differenza è che l'ansioso, solitamente ansioso in senso fobico, ok, ha paura di qualcosa quando se la trova di fronte, al momento. Per esempio, uno ha paura dei ragni, appena vede un ragno trasale, perché è fobico, ha una fobia dei ragni. Questa è l'ansia. Però non prende precauzioni, cioè ancora non sta attento a evitare i ragni. Sì, ci penserà, magari, guarda, non vado nel bosco, però magari non è così attento a prevedere, quindi a prendere delle contromisure in anticipo. L'ossessivo, invece, è una forma più evoluta di ansia, quindi prenderà tutte le precauzioni possibili, quindi quando camminerà, magari camminerà non vicino ai muretti, cioè, oppure dove ci possono essere dei ragni, starà attentissimo a evitarli. Se sa che un libro, per esempio un libro di zoologia o di biologia, dove ci possono essere delle immagini di ragni, starà attento a non guardarlo nemmeno, perché sa che ci potrebbe essere una figura. Quindi l'aspetto ossessivo è più sul mentale, mentre quello fobico è più sul fisico. Tant'è vero che, ad esempio, chi ha attacchi di panico in genere ha molti sintomi fisici, mentre chi è ossessivo di solito ha sintomi sul piano più mentale che sul fisico, quindi non ha tachicardia, non ha sudorazione abbondante, ma ha magari pensieri abbondanti. La tendenza generalmente è quella di passare da un disturbo di tipo fobico a uno ossessivo, cioè quasi tutti gli ossessivi sono stati anche fobici prima. La paranoia è che sta sempre sullo stesso continuum di attenzione al pericolo, però la differenza qual è rispetto a fobia e ossessione? È che ossessione sono di subidanza, quindi la persona ha paura, mi potrebbe succedere questa cosa e quindi io ne ho paura, o mi premunisco come l'ossessivo, o non mi premunisco come il fobico, però ne ho paura. Paranoico no. Il paranoico sa che ci può essere un rischio, ma non ne ha paura. Il paranoico magari va in giro armato, appena vede un pericolo gli viene da tirare fuori la pistola, cioè comporta casomai una componente più di aggressività o di rabbia o di azione verso il pericolo verso cui lui è attento. Il paranoico è, per esempio, il reduce di guerra che torna dal fronte e si guarda sempre in alto quando cammina in città, perché ci potrebbe essere un cecchino appostato su una finestra, su un qualche edificio, ma non ha paura. Sa che ci potrebbe essere questo pericolo e prende contromisure anche molto attive, però non ha paura. Quindi, per rispondere in breve alla domanda di Giorgio, ossessività e paranoia hanno questa differenza, che l'ossessivo è preoccupato, il paranoico no. Però entrambi sanno che c'è un pericolo.
Grazie. Rossana Musco, che salutiamo, dice: buongiorno, mi chiedevo se il fatto di essere particolarmente ordinati nelle cose di tutti i giorni e magari utilizzare scatole, scatoline dove riporre gli oggetti fa parte di un disturbo ossessivo. Ciao Rossana, come spiegavo all'inizio, ossessività e disturbo ossessivo sono cose qualitativamente diverse, perché se tu utilizzi scatole e scatoline, però questo non ti disturba, cioè questo ti fa sentire bene, allora in questo caso non si può dire facilmente che questo sia un disturbo. Un disturbo lo sarebbe se tu non potessi fare a meno di utilizzare scatole per tutto quanto. E quindi sei tutta piena di scatole, non sai come fare a meno delle scatole. Quindi finché non diventa limitante, finché non diventa impedente, finché non causa disagio, non si può dire che un certo tratto di personalità sia un disturbo. L'eccezione sono i disturbi di personalità veri e propri, nei quali la persona ha magari un comportamento che per se stessa non è disturbante, ma per gli altri sì. Quindi tu potresti avere, ma questa, ripeto, è un'eccezione che non rientra esattamente in quello che stavamo dicendo. Tu potresti avere un disturbo di personalità ossessivo-compulsivo, allora in quel caso tu saresti la persona più serena del mondo nel vivere con i tuoi controlli, con le tue compulsioni, eccetera. Non ti crea un disturbo, ma gli altri si mettono le mani nei capelli quando arrivi tu perché non ti sopportano. Quindi, però, ripeto, questa è un'eccezione. In generale, la risposta è no, non fa parte di un disturbo ossessivo. Grazie, la amica Claudia Lucille Carosi. Ciao Claudia, dice: quando si soffre di grande ansia anticipatoria prima di dover affrontare un evento o un'attività, è come dire pensarle tutte, per quanto riguarda le cose negative che potrebbero accadere, soprattutto per quello che riguarda le proprie capacità. Può essere anche questo problema dello spettro del disturbo ossessivo-compulsivo? Ciao Claudia Lucille. Sì, questo può essere un problema di spettro del DOC, ma si ritorna alla domanda dell'ascoltatrice precedente, cioè dipende dalle sensazioni che ti provoca, che ti causa e di quanto ti limita nella vita. Se a te pensarle tutte ti fa stare bene, il punto è che va bene. Se va bene per te, allora va bene anche per il DSM, nel senso, va bene anche per il manuale della classificazione dei disturbi, cioè non hai un disturbo. Magari sei un ingegnere un po' ossessivo che cerca di pensarle tutte, che quindi se deve calcolare un ponte, il calcolo del cemento armato, invece che per 10 tonnellate farà il calcolo per 20 tonnellate, per premunirsi. Quindi, ma questo è un controllo che va bene, un controllo che funziona e che ha una utilità. Ripeto, non è più utile, quindi diventa disturbo quando tu di questa cosa ne soffri, perché non ne puoi fare a meno, perché ti senti obbligato, ti senti... Appunto, senti questa compulsione a fare e a preoccuparti in un modo che ti fa stare male, che ti limita, che ti sottrae energia mentale. Grazie, grazie mille. Mimmo Fazioli, che salutiamo, ciao Mimmo, dice: posso sapere quando l'ossessione diventa invalidante? Sto ascoltando esempi di ossessioni serie, dice, ma non gravi secondo il suo punto di vista, fino a diventare invalidanti. Vorrei l'opinione del dottore, su queste ossessioni. Bene, questa è la terza domanda a cui posso rispondere nello stesso modo, nel senso che stiamo diventando ossessivi anche in questo, okay? Stiamo facendo la stessa domanda per 3 volte di seguito, ma va bene. Ripeto, dipende da quanto la persona sta male. Invalidante che vuol dire? Invalidante vuol dire che tu non puoi più svolgere la tua vita in maniera normale, non puoi più uscire di casa perché ti viene sempre da lavarti le mani, ti avvicini alla porta. Vai a toccare la maniglia della porta, del portoncino di casa per uscire e dici: accidenti, ho toccato la maniglia, me devo rilavare le mani, quindi torno in bagno e non riesci ad uscire. Questo è un disturbo invalidante. Oppure, anche senza andare nelle compulsioni, quindi nei comportamenti, se tu hai paura, per esempio, di poter diventare un serial killer, per esempio, potrebbe essere questa un'ossessione. E tu non campi più perché continuamente stai dalla mattina alla sera a pensare a questa cosa. Cioè, quando il pensiero, quando anche non si manifesta l'ossessione sul piano dei comportamenti, ma solo su quello mentale, se il pensiero diventa così intrusivo, così pervasivo e così ripetitivo che ti impedisce di pensare ad altro, quello è invalidante. Quindi
c'è una misura, e questa misura soprattutto deve essere la persona a denunciarla, a dirla eventualmente al suo curante. Il terapeuta può essere il massimo esperto di come risolvere un disturbo, ma è la persona, cioè il paziente, il massimo esperto di ciò che sente, del suo disturbo. Grazie davvero. Possiamo dare un suggerimento anche all'amica Roberta Corti, che salutiamo. Ciao Roberta, dice buongiorno. L'ossessione di un adulto autistico, in adulto autistico, come fare per aiutarlo oltre che farmacologicamente? Lui ha sempre nella testa i dubbi di un'esperienza negativa con un vicino, ora relazione con un vicino recuperata, ma per lui è rimasta la paura che possa tornare tutto negativo. Quando cerco di rassicurarlo mi dice sì, però in continuazione, e vuole sentire in continuazione le stesse frasi rassicuranti. Sì, perché, ciao Roberta, perché probabilmente voi siete entrati in questo loop, in questo circolo vizioso nel quale voi gli date rassicurazioni e a lui non bastano mai e ne vuole sempre di più. Questa è una dinamica, direi, fin troppo comune, nei disturbi d'ansia, non solo nelle ossessioni. Cioè l'ansioso vuole essere rassicurato, solo che la rassicurazione per l'ansioso è come dare l'eroina a un eroinomane. Più tu gliene dai e più lui ne vuole, e più ne vuole e più però lui rimane relegato nel suo stato di ansioso, diventa una dipendenza, una vera e propria dipendenza. Quindi, ad esempio, in casi come quello che tu descrivi, la prima cosa che si fa è togliere la rassicurazione, per esempio con i bambini, anche con i ragazzi, ma in generale addestrare, abituare la persona a non aver più bisogno di essere rassicurata. Quindi spiegando se la persona è in grado di comprenderlo, chiaramente, però in ogni caso portandolo in quella direzione, che più tu cerchi l'assicurazione e più io te ne do e più tu stai male. Cioè, sul momento ti fa stare bene, perché sul momento ti dice sì, però subito dopo comincia subito a volere quella successiva. Quindi la prima cosa che io farei è togliere tutte le rassicurazioni, magari delicatamente all'inizio, visto che si tratta di un bambino, però è questo. Persona esce uscire dall'ossessione vuol dire non aver più bisogno di rassicurazione. Si può fare anche questa equivalenza molto semplice. Amica Rosa Cariccia Tedesco dice: salve dottori, a parte le terapie farmacologiche e psicologiche, esistono tecniche che la persona può attuare in autonomia quando sorge il meccanismo di pensieri ossessivi? Sì, una tecnica molto semplice è pensare al caso peggiore. Cioè, ok, io potrei diventare un assassino, per tornare nell'esempio di prima. Allora tu ti fai, invece che cercare di respingere quest'idea, di respingere questo pensiero in tutti i modi possibili e immaginabili, tu ti puoi fare un film mentale nel quale dici, ok, va bene, sono un assassino, prendo questo, lo ammazzo, prendo questo e faccio la stessa cosa. Poi mi scoprono, poi fanno un'indagine su di me e finisco in galera, poi sto in carcere a vita, cioè fare un ipotetico racconto a se stessi che va esattamente nella direzione della cosa di cui tu hai paura. Questo all'inizio ti provocherà più ansia, ma se ti abitui a farlo, alla fine questo ti fa smettere di aver paura, perché capisci che è tutto nella tua testa. Grazie. L'amica Luisa Lorenzon, che sostiene, cioè Luisa, dice: se si vive da soli non c'è problema, ma vivere con gli altri lo è. Cioè, nel senso, riusciamo a tollerare le nostre ossessioni, o anche, diciamo, vivere con gli altri sono amplificate a tal punto che dobbiamo controllare non solo i nostri pensieri, ma anche, diciamo, le azioni degli altri? Ricollegandomi a quello che dicevo prima, sui disturbi di personalità, sulla distinzione fra disturbi in asse 1 e disturbi di personalità, non è chiaro in questo caso chi soffre, chi sta soffrendo, la persona o gli altri? Molto chiaro, molto chiaro. Nel Grazie senso, mille. Prego. mi spiego meglio, se è la persona che sta soffrendo e quindi la domanda è: se io soffro e non riesco a stare con gli altri, come posso fare? È un conto. Ma se invece la domanda è: quando io sto con gli altri, sono gli altri a soffrire delle mie ossessioni? Allora è una cosa completamente diversa. Grazie. L'amica Paola Venezia dice: le stereotipie sono ossessioni?
Stereotipie andrebbe specificato meglio che cosa intende con stereotipie. Io lo chiediamo con Paola, così magari nel frattempo ci scrive. Ok. L'amica Cristina Caramellino, che salutiamo, ciao Cristina, dice: lei, dottore, ha riscontrato un aumento dei disturbi ossessivi dovuti alla pandemia appena vissuta? Personalmente sì, però non mi sento di enunciarlo come una verità statistica perché riguarda solo la mia realtà. Quindi ho avuto un aumento di pazienti, quindi un aumento di richieste in generale da dopo la pandemia, come si sente dire, un aumento di disturbi d'ansia in generale e un aumento anche delle richieste riguardo ai disturbi ossessivi, ma anche depressivi, ad esempio. Quindi un aumento di richiesta in generale c'è stato, quindi anche delle ossessioni, però non mi sento di dire questo è dipeso specificamente dalla pandemia. Semmai c'è una categoria particolare di ossessioni che è quella relativa alle paure per le malattie, la paura per le malattie, cioè l'ipocondria e la patofobia. Questo sì, mi sento di dire che potrebbe essere stato innescato facilmente dal discorso della pandemia, perché dato che la pandemia ha portato tutte queste preoccupazioni riguardo al virus, allo stato di salute, potrebbe essere assolutamente ipotizzabile che questo di riflesso come coda ha portato anche un aumento delle preoccupazioni riguardo alle malattie in generale. Eccomi, scusatemi. Domenica Garofoli, che salutiamo Domenica, dice: la mia ossessione è mangiare. Il mangiare può diventare un'ossessione, soprattutto immagino nelle persone con disturbi dell'alimentazione. Assolutamente sì. La mia opinione, la mia esperienza in ambito clinico mi ha portato, ma del resto non sono il solo a pensarla così, a pensare e a credere che nei disturbi del comportamento alimentare, i più diffusi sono bulimia, binge eating, vomiting e anoressia, disturbi dello spettro anoressoide, in tutti, quasi sempre, è presente un aspetto ossessivo, quindi di controllo. Che la persona sta cercando di controllarsi, quindi di non mangiare troppo, e poi però il controllo lo perde, si lascia andare e si abbuffa. Oppure che sia che la persona si controlla e riesce a controllarsi talmente bene che diventa anoressica, in entrambi i casi l'aspetto di controllo è fondamentale. Quindi l'ossessione del mangiare, anche quello può diventare un problema. In particolare, questo tipo di compulsioni, come per esempio anche non solo nel mangiare per il piacere di mangiare, ma anche ad esempio le ossessioni basate sul gioco d'azzardo patologico o sulla dipendenza da internet o sulla dipendenza da, come dicevamo prima, dei dispositivi, sono ossessioni di solito basate sul piacere. Quindi, come nel gioco d'azzardo, è il piacere che ci sta alla base, il piacere di giocare, il piacere di tirare la leva della slot machine, per esempio. Va detto a questo proposito che le ossessioni basate sul piacere sono fra le più dure, fra le più difficili da togliere, proprio perché la persona deve essere molto motivata per riuscire a rinunciare a un piacere. Grazie, l'amica Rosy Rosy, che salutiamo, ciao Rosy, dice: che tipo di ansia è la mia se prima di andare a dormire controllo 100 volte se la porta è chiusa? Altrettanto il controllo del gas. Posso attenuare un po' questi inutili gesti? Oppure devo conviverci a vita? Grazie, dottore, molto bravo. Ciao Rosy, sì, il tuo è probabilmente, verosimilmente, un disturbo ossessivo-compulsivo, quindi che si esprime sul piano dei comportamenti, quindi della preoccupazione di verificare il gas, eccetera, e le altre cose. Per iniziare a modificare questi, come sono definiti, come dicevo prima, rituali, un modo molto semplice è iniziare a modificare la forma del rituale. Quindi se tu lo fai sempre nello stesso modo, tendenzialmente ti verrà di farlo sempre di più. Se invece tu inizi a modificare il rituale, per esempio, magari il gas una volta lo controlli con la mano destra, altra volta dopo lo controlli con la mano sinistra, la volta dopo lo controlli, ne so, con il gomito, oppure solo con due dita, cioè introdurre tante piccole variazioni nei rituali, una dopo l'altra, alla fine il rituale assume una forma completamente diversa, viene stravolto rispetto a quello che era inizialmente.
E questo può portare, anzi quasi sempre porta, a uno sgonfiarsi dei sintomi, a uno attenuarsi dei sintomi. E in più, se quando sono, questi sintomi sono molto resistenti, si può fare anche aiuto della terapia farmacologica. Non è necessario conviverci a vita. Se si è molto motivati, questi sono disturbi dai quali si può uscire. Grazie veramente tantissimo. Giuseppe, volevo chiederti, ovviamente, per tutti i nostri ascoltatori, se possono ovviamente ricontattarti, se hai delle pagine social, pagine web, dove magari qualcuno ha il desiderio magari di ricontattarti per approfondire magari questo tema o altri temi, se puoi darci qualche indicazione. Certo, molto volentieri. C'è il mio sito che è giuseppesantonocito.com, poi c'è il mio, la mia pagina YouTube, il mio canale YouTube, basta cercare Giuseppe Santoncito Psicologo e ci sono tutti i miei video. E poi ci sono le mie pagine Facebook, quella personale e quella professionale. Volevo rievidenziare, Giuseppe, e ti chiedo di evidenziare nuovamente qual è il percorso. Ovviamente hai già più volte ricordato qual è un po' il percorso, ma vorrei risottolinearlo nuovamente, quale può essere un ipotetico percorso di cura rispetto a un disturbo ossessivo, ossessivo compulsivo, o comunque della sfera delle ossessioni. Sì, come riportato anche nella home page del mio sito, giuseppesantonocito.com, c'è una piccola statistica sui disturbi che io affronto e sulle percentuali anche di riuscita, che come si può vedere nel caso dei disturbi d'ansia e anche delle ossessioni sono piuttosto alti, si va dall'80 al 90-95% dei casi trattati. Una terapia in questo metodo, nel metodo breve strategico e anche comportamentale, può durare grosso modo, perlomeno nella mia esperienza, dalle 5 alle 10 sedute. Poi ce ne possono volere qualcuna meno, qualcuna in più a seconda dei casi, però grosso modo la media è questa. La prima seduta è quella più importante perché è quella dove la persona dà la descrizione del problema e quindi io posso essere in grado di capire se e quanto posso essere d'aiuto e la persona allo stesso modo si può rendere conto se si trova bene con il metodo e con il terapeuta. Poi segue una fase subito già alla fine della prima seduta nella quale io do delle prescrizioni comportamentali, i famosi compiti, che la persona dovrà eseguire in genere all'inizio per un periodo di 2 settimane. Dopo 2 settimane ci si rivede e la persona mi porta il resoconto e mi dice: guarda, dottore, ho fatto questo, questo e quest'altro e i risultati sono stati questi. E in base a questo si procede. Man mano che la persona poi migliora, si passa da una seduta ogni 2 settimane a una ogni 3 settimane, poi una ogni 4 e così via. Quindi anche con un numero di sedute contenuto, quindi come dicevo, fra grosso modo le 5 e le 10 sedute, si può seguire la persona per tutto il tempo che serve. Poi ci potranno essere una o due sedute di follow-up a distanza di 6 mesi, un anno. In genere io ricontatto sempre le persone che si rivolgono a me per sapere come stanno procedendo, quindi per sapere se i risultati si sono mantenuti e che tipo di eventuali altre questioni possono essere sorte. E questo è in estrema sintesi la descrizione di un percorso standard con questo tipo di intervento, di terapia. Questa è una mia curiosità, Giuseppe. C'è una sorta di ereditarietà o comportamentale o proprio, diciamo, genetica dell'ossessività? Faccio un esempio: se ho un genitore o dei genitori ossessivi, rischio magari di acquisire quei comportamenti ossessivi? Sì, come dicevo prima, si sa che c'è una componente genetica legata a questo tipo di disturbi, però c'è anche una forte influenza comportamentale. La diatriba e la discussione fra genetico, quindi innato e acquisito, è sempre molto fervida. Però vale la pena far presente che anche se si nasce con una certa predisposizione, questo non vuol dire che siamo per forza, che si debba essere per forza condannati a vivere quella predisposizione. Si può cambiare. Quindi io questo lo vedo tutti i giorni, lo vedo succedere tutti i giorni nelle persone che si rivolgono a me. Si può assistere a volte a dei cambiamenti che possono essere definiti spettacolari. Quindi la persona riesce a far propri certi strumenti e quindi attraverso
il cambio dell'abitudine e soprattutto attraverso il cambio della percezione di ciò che succede loro, si può veramente diventare un'altra persona. Quindi dalle ossessioni, tanto per restare in tema, si può uscire anche completamente. Va detto anche che l'ossessione è vista un po' da molti terapeuti un po' come una bestia nera, perché purtroppo in molte forme di terapia l'ossessione non viene trattata, a mio modo di vedere, in modo adeguato. In alcune forme di terapia addirittura quasi non se ne riconosce nemmeno l'esistenza, o quantomeno si riconduce tutto a quello che è successo nel passato, eccetera. Insomma, sì, può avere un senso dal punto di vista dell'interpretazione, ma da un punto di vista del cambiamento, il modo più veloce che io conosco è quello di iniziare cambiando i comportamenti, ma non solo in termini di terapia comportamentale, non è quello il punto. Il punto è che se tu inizi a fare delle cose diverse, in modo diverso, come dicevo prima, ad esempio nello stravolgimento dei rituali, quindi nel cambiare il modo con cui tu fai i rituali, questo ti causa delle percezioni diverse. Cioè tu hai un feedback, un ritorno dall'ambiente, dalle altre persone, diverso. E quindi, inevitabilmente, inizierai a sentire le cose, a percepirle le cose in modo diverso. E questo, se orientato nel modo giusto, con l'aiuto del terapeuta, dello specialista, può assolutamente innescare dei cambiamenti che, ripeto, possono sembrare a tratti a volte spettacolari, però in realtà sono semplicemente l'applicazione di protocolli, quindi l'applicazione di cose che si sa che hanno già funzionato in passato. Altra mia curiosità rispetto sempre all'argomento, ovviamente oggi abbiamo parlato sempre dell'aspetto ossessivo come un aspetto a volte, diciamo, principalmente negativo, come invalidante quasi, no? In funzione della gravità, ma può essere anche un vantaggio, diciamo, da un punto di vista della vita di tutti i giorni. Magari penso ad un lavoro magari ossessivo, e quindi magari lavorare in quei contesti molto ossessivi, c'è il rischio di, diciamo, di star bene, e quindi la volontà di star meglio in un contesto di quel tipo, o il rischio di slatentizzare un po' il sintomo? Beh, questo dipende anche dal livello di consapevolezza che la persona ha riguardo al funzionamento di certi meccanismi mentali. Per esempio, per un terapeuta come me, che, come ho detto, io sono tendenzialmente ossessivo, e anzi io uso a piene mani l'ossessività. Io, per esempio, sono anche, fra l'altro, un informatico, un ex informatico, ma lo sono ancora in realtà, perché ho sempre lavorato con i computer. Io mi sono fatto da solo un programma, mi sono scritto un programma dove tengo traccia di tutto quello che succede con le persone che si rivolgono a me, e quindi annoto minuziosamente ogni seduta, ogni dettaglio, ogni cosa. Questa è ossessività, effettivamente, però funziona per me, e quindi sono io che uso lei, ma non la subisco. Il punto è sempre quello, il controllo che funziona è quello che tu riesci a avvolgere a tuo vantaggio. Quindi non esiste un modo giusto o un modo sbagliato, non esiste un modo sano o un modo malato in generale, esiste un modo utile di fare le cose. Se l'ossessività, quando l'ossessività funziona, è bene che tu la usi. Come dicevo prima, per tornare all'esempio dell'ingegnere, un ingegnere che sia un pochino, o un chirurgo che sia un pochino ossessivo, anzi un po' tanto ossessivo, se riesce a tenere sotto controllo questa sua modalità di funzionamento, come dicevi tu, e riesce a non farsi slatentizzare un disturbo ossessivo, quindi a mantenersi in carreggiata, questo gli torna sicuramente utile. Ci sono anche modi con cui questo si può imparare. Per esempio, con il coaching si può anche insegnare a utilizzare meglio questo tipo di modalità di funzionamento della persona senza cadere in certi eccessi. Però comunque mi viene da dire, forse con un po' troppa facilità, però ecco, tutto si può fare. In realtà non è proprio vero, non tutto si può fare, però mi ricordo una cosa, un parallelo che mi sta venendo in mente con Ivan Graziani, quel bravissimo cantautore che noi avevamo tanti anni fa, che anche tu, avendo, penso, un'età comparabile alla mia, ricorderai. Lui era abbastanza bravo con la chitarra, non era un fenomeno, non era un virtuoso, però la suonava bene. E allora gli chiedevano, tu come fate a imparare a suonare la chitarra? E lui diceva, senza sentirmi inferiore alla chitarra. Cioè io non ho mai avuto un complesso di inferiorità, quindi se una volta sbagliavo, mi allenavo magari e sbagliavo qualcosa,
me ne fregava nulla. Io riprovavo finché non riuscivo a farlo funzionare come volevo io. Quello è l'atteggiamento giusto. Già il fatto di iniziare a preoccuparsi che se faccio una certa cosa magari mi potrebbe succedere questo, già è un inizio di preoccupazione, quindi un piccolo indizio che ci potrebbe essere una piccola ansia. Quindi, per rispondere in altre parole alla tua domanda, al momento in cui uno inizia a dirsi e se poi facendo questo succede quest'altra cosa e lo fa in maniera preoccupata, questo è già un sintomo, un piccolo sintomo d'ansia. Grazie mille Giuseppe, guarda, il nostro tempo è volato, volge al termine, io ti ringrazio tantissimo e suggerisco a tutti i nostri ascoltatori di seguirti ovviamente sui tuoi canali social, web, quindi se volete approfondire questo tema ed altri temi di psicologia potete contattare il dottor Giuseppe Santonocito, lo trovate ovviamente sui canali social e web, basta scrivere ovviamente il suo nome e il suo cognome, lo trovate certamente sul web. Prima però di chiudere Giuseppe, come per tutti i nostri ospiti, chiediamo un ultimo sforzo, cioè quello di lasciarci un po' con un pensiero positivo, perché di fatto sappiamo bene che all'interno dei nostri ascoltatori, e mi scuso se non sono riuscito a mandare in onda tutte le domande perché siete stati veramente tantissimi quest'oggi in questa diretta, ti chiedo di lasciarci un po' con un pensiero un po' positivo per le persone che soffrono di questo disturbo, che non sono ancora riusciti a trovare una chiave di lettura, una cura, un percorso e ne soffrono ancora, e grazie ancora. Certo, innanzitutto grazie a te per l'invito, Vladimir, sono stato molto contento di partecipare a questa diretta oggi con te, con tutti gli ascoltatori, tutti gli spettatori. La mente è un qualcosa di talmente flessibile, talmente liquido e fluido, che a volte si fa fatica a distinguere ciò che è sano da ciò che è patologico, e questo anche rende l'idea della necessità di precisare la differenza, ad esempio, fra ossessività e disturbi ossessivi, come è il titolo di questa puntata di oggi. E vorrei dire a tutte le persone che soffrono di questo disturbo che, come tutti i disturbi d'ansia, le ossessioni sono una, come posso dire, come un modo della persona di dare troppa importanza a ciò che sente e a ciò che pensa. In realtà c'è un solo motivo per cui le persone vengono in terapia, ed è questo, che stanno dando troppa importanza a ciò che sentono, ciò che pensano e ciò che credono. Una delle acquisizioni più importanti che si possa fare come paziente, come persona sofferente di questi disturbi, è imparare a trattare le ossessioni da ossessione, e quindi non a farsi pervadere, a farsi prendere dalla paura, ma casomai a farsi prendere, per esempio, dalla curiosità. Come dicevo prima, iniziare a fare dei cambiamenti, delle piccole variazioni nel tuo modo di essere ossessivo. Se tu fai le cose sempre nello stesso modo, inevitabilmente otterrai quello che hai sempre ottenuto, quindi resterai sempre nello stesso stato ansioso. Se tu invece inizi a fare delle cose in modo diverso, percepirai le cose in modo diverso e prima o poi troverai quella che ti fa stare meglio. Riguardo a questo c'è quella storiella che non so se sia realmente verificabile come esperimento, ma che però è molto suggestiva, della differenza fra l'ape e la mosca. E cioè, se tu prendi due bottiglie di vetro trasparente, racconta questa storiella, e le metti con il fondo rivolto verso una finestra illuminata e invece l'imboccatura aperta dalla parte opposta, e metti in queste due bottiglie da una parte una mosca e da una parte un'ape, si vedrà dopo un po' che entrambe iniziano a sbattere contro il fondo perché è rivolto verso la finestra illuminata, perché vorrebbero andare verso la luce, vorrebbero uscire. Con la differenza che l'ape sbatte testardamente sempre contro il fondo, boom, 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 finché alla fine si esaurisce e muore. Mentre la mosca, in maniera molto più apparentemente stupida, inizia a sbattere da tutte le parti, finché per caso non trova l'imboccatura e può sfuggire dalla bottiglia. Quindi questo è un insegnamento, a mio modo di vedere, assolutamente fondamentale, cioè la differenza, il caso, la novità. Qualcuno ha detto che Dio è il caso, è il caos, ma è anche il caso. Quindi tutto ciò che è di nuovo, che può portare novità al tuo modo di percepire le cose, è benvenuto.
Giuseppe, ti ringrazio tantissimo, è davvero stata una bellissima diretta, ho imparato io stesso tantissime cose, molto piacevole, ti ringrazio tantissimo, ringrazio davvero Giuseppe Santanucito, seguitelo ovviamente sul web, ti faccio l'in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti e soprattutto buon lavoro. A presto. Grazie Vladimir, molte grazie anche a te per l'invito e anch'io ricambio con gli stessi auguri per la tua piattaforma e per i tuoi progetti. È stato un Grazie mille. piacere. A Ciao. presto. Ciao a Ciao a tutti. tutti.